con uno strumento proprio di promozione culturale, perché capiamo tutti la necessità di creare un clima favorevole culturalmente all'accoglienza della vita. C'è tanto da fare, ci avviamo in un'epoca veramente triste, quella dell'inverno demografico, che ormai è un problema che è finalmente diventato un problema di tutti, è il problema di tutti e quindi tutti dobbiamo in qualche modo darci da fare per promuovere la vita. Sabato ci sarà quindi questo evento che sarebbe stato molto bello poter fare dal vivo, ma la situazione emergenziale non lo consente e quindi avrà luogo sul web, sarà possibile seguirlo sulla pagina del festival e non sarà un webinar, un seminario, qualcosa di noioso, ma sarà una vera e propria kermesse, un talk show con un sacco di ospiti perché abbiamo avuto con gioia come si può riscontrare anche dalla trasversalità che vediamo oggi in quest'aula, abbiamo avuto l'adesione di tantissime persone che approfondiranno con noi i temi di cui ci vogliamo occupare per riportare al centro la maternità, la paternità, la bellezza, raccontare la bellezza di essere famiglia, di dare la vita, perché dare la vita dà vita, questo è lo slogan che abbiamo pensato di urlare. Allora, io sarò affiancata, anzi, io affiancherò con molto onore da parte mia il dottor Morandini, che è il vicepresidente del Movimento per la Vita, un magistrato, una persona di uno spessore incredibile. Sono onorata di essere accanto a lui. E affronteremo temi dal punto di vista più serio, come la statistica. Avremo Giancarlo Blangiardo, avremo Becchetti che ci illustreranno appunto la pericolosità del declino verso il quale stiamo andando con questo inverno demografico, ma avremo anche testimonianze di persone dello spettacolo come Licia Colò, avremo Johnny Dotti che è un imprenditore sociale e uno scrittore, ci racconteranno la maternità e la paternità dal loro punto di vista, avremo testimonianze anche da parte di NEC, avremo delle pillole molto divertenti di Federica Cifola che ci farà ridere raccontandoci le nevrosi di una mamma in questo tempo di Covid anche. Avremo, tra l'altro, affronteremo il problema della maternità dal punto di vista scientifico, ginecologico. Avremo la testimonianza di Maria Pollacci, una ostetrica che ha fatto nascere più di 7.000 bambini, quasi 8.000. L'ultimo parto, 96 anni, l'ha fatto 22 giorni fa, con il suo primo bambino nato a 76 anni. E lei mi ha raccontato di averlo rincontrato pieno di capelli. Cioè, sarà veramente bellissimo raccontare come anche è cambiata la maternità negli anni, come è cambiata la società, quanto sia urgente far sì che di nuovo la nascita di un figlio diventi un fatto collettivo che riguarda tutta la società, che viene sostenuto da tutta la società. E avremo Pupi Avati, tra l'altro il maestro Pupi Avati che ci porterà la sua testimonianza. Avremo le campionesse olimpiche, la Elisa Di Francesca e la Francesca Dalapè. E poi, insomma, cercheremo anche di dare un po' di risposte, di capire quali sono le buone pratiche che è possibile attuare. C'è stato in passato chi ha avuto delle idee. E ci sono tante idee ancora da poter mettere in atto ed è bellissimo che noi siamo qui oggi perché il vostro desiderio, di chiedere l'istituzione di questa giornata è proprio il segno che qualcosa sta cambiando e che molto si può fare. Do subito la parola, non prendo più tempo perché non ne abbiamo, anzi chiederò a tutti voi gentilmente di fare interventi dai tempi europei. Mi hanno detto che si dice così. 2 o 3 minuti al massimo e non vi dico di abbandonare l'aula perché forse ancora non c'è forse non lo so, se ci diranno, forse è meglio, non lo so. Va bene, però prima di passare la parola a voi, i nostri rappresentanti, vorrei che ci illustrasse un po' Andrea Mazzi, che è il nostro animatore generale del Servizio Famiglie e Vita della Comunità Papa Giovanni XXIII, coordinatore di questa iniziativa, un po' come si è generato tutto questo. Grazie, giusto. Sì, prima Emanuela quando stava entrando diceva ma ci avresti mai creduto di arrivare fino in fondo a questo percorso che abbiamo avuto? E io in effetti pensandoci dico sono molto contento di essere arrivato davvero, di aver camminato in un percorso che comunque è durato un anno e mezzo con una rete di associazioni
e finalmente prende forma il primo evento che abbiamo progettato appunto dopo questo lavoro fatto assieme. Noi siamo partiti a ottobre 2019, una rete di associazioni, appunto noi come comunità Papa Giovanni siamo stati un po' gli ideatori, desideravamo di fare un evento in rete con altre realtà sensibili al valore della vita nascente. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto un manifesto dove mettevamo alcuni valori, alcune cose che erano per noi a cuore, quindi sul valore dei bambini, ognuno di questi è un dono, è un prodigio, ha un valore incredibile, sulla necessità di un maggiore sostegno alle mamme che hanno diritto di essere sostenuti, accolti dalla società, questo riscoprire che la maternità davvero è un, e anche la paternità, sono un valore sociale, per, un bene per tutta la società e non, come oggi purtroppo è, un bene essenzialmente individuale. E poi, e quindi anche valorizzare questa scelta oggi culturalmente così poco valorizzata dell'aprirsi al generare nuove vite. E nello stesso tempo, ecco, in mezzo a questo ci ritroviamo oggi appunto sul tema dell'inverno demografico, reso ancora più acuto adesso, sappiamo, da tutta la vicenda legata al Covid, e quindi davvero abbiamo detto, pur anche in una situazione così difficile, così anche, come dire, in cui siamo nelle zone rosse, siamo bloccati, siamo, però noi facciamo una scommessa sul futuro, diciamo che crediamo in una rinascita anche della nostra, del nostro paese, della nostra società, e vogliamo essere i primi a dire che ci sarà questa rinascita, ma questa rinascita deve partire dal rilancio della natalità. Noi abbiamo bisogno davvero di partire dai semi, partire dalla base, da questi bambini di cui abbiamo tanto bisogno, e dobbiamo esprimere questa attenzione con dei segni. E allora, da questo punto di vista, un segno che abbiamo pensato appunto è, riprendendo anche una proposta che Don Oreste Benzi, il nostro fondatore, fece già nel 2000, di chiedere che in Italia venga istituita una giornata della vita nascente. Quindi un giorno appunto istituito attraverso una legge del Parlamento in cui le istituzioni, i cittadini, le associazioni possano fermarsi un attimo a riflettere sul valore, la bellezza, la preziosità delle nuove vite e dell'accoglienza di queste nuove vite. Quindi dicevamo, qui è partito un progetto in rete di tante associazioni, proprio dicendo c'è un manifesto alla base, chi vuole si aggreghi, strada facendo se sono aggregate diverse, si è creato molto interesse, quindi adesso siamo in 41 associazioni, poi adesso Manuela questo lo spiegherà meglio, con uno stile positivo e propositivo, con un'iniziativa che volevamo fare non contro ma per, quindi per questo un festival che avremmo voluto fare in piazza con incontri pubblici, con un evento plenario, con dei gazebo, con delle attività ludiche, ricreative, per avvicinarsi in modo simpatico alla vita nascente e a tutte queste tematiche che abbiamo detto. Non riusciamo a farlo così, lo facciamo online, però ecco, lanciamo proprio questo segnale dicendo appunto questa importanza grande di guardare al futuro. L'iniziativa che abbiamo messo in piedi ha le caratteristiche, al di là del fatto che noi come comunità siamo ente ecclesiastico, di essere un evento assolutamente laico, quindi vuol lanciare un messaggio che non ha, come dire, sono valori umani trasversali, appunto quelli della vita, della natalità, della genitorialità, e nello stesso tempo anche apartitico, quindi non è chiaramente schierato politicamente da una parte o dall'altra, anche se appunto per noi è importante il contatto appunto col mondo politico, perché ci interessa appunto poter avere questo riconoscimento bello di una giornata. Siamo anche molto contenti di questo stile e, come dire, di questa attenzione trasversale che stiamo avendo, appunto perché è proprio ecco, crediamo appunto che anche tra le forze politiche ci deve essere un'attenzione da parte di tutti, perché sono valori che interessano a tutti. E dopodiché io ho finito il mio tempo, direi forse anche ampiamente, quindi intanto grazie. Emanuela Garavelli, rappresentante dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, responsabile della comunicazione. Buon pomeriggio a tutti. Io sono una mamma, fondamentalmente, sono anche lavoratrice e sono entrata in questa avventura un anno e mezzo fa circa, quando qualcuno dell'associazione di Andrea Mazzi, Papa Giovanni XXIII, ci invitò
a iniziare a pensare a qualcosa per la vita nascente. Ora, come tutti potete immaginare, nelle famiglie numerose la vita nascente è un tema che non sta solo a cuore, sta proprio in casa, in corridoio, nelle stanze, dappertutto. Quindi è un tema che ci sta caro e che comprendiamo proprio nella realtà delle cose. Sono partita questa mattina alle 5 perché abito a Bolzano e in treno ho chattato un po', mandavo le foto del paesaggio perché era una bellissima giornata e una mia nipote che ha 23 anni mi ha chiesto: ma dove stai andando, zia? È una nipote che non abita neanche nella mia città, per cui ci vediamo poco e non sa tutto quello che faccio. Quindi, e quando le ho scritto proprio due righe, sto andando a una conferenza stampa sulla vita nascente, sulla giornata della vita nascente, le ho spiegato: stiamo cercando di istituzionalizzare questa cosa che ci sembra molto importante. Mi ha mandato un vocale. Stava andando al lavoro, è un po' disturbato, però amerei farvelo ascoltare. Sono 30 secondi. Vediamo se riesco. Veramente. Sentite? È una cosa che mi preoccupa tantissimo. Cioè, tu sai quanto io voglio avere dei bambini, li ho sempre voluti avere. Però se mi fermo e penso, cioè vabbè, allora non è mai morto nessuno di fame in Italia, più o meno, per aver fatto dei figli, però, cioè intendo classe media, tipo io. Però mi fa una tristezza infinita pensare che, cioè, che ci siano così pochi incentivi verso le mamme, pochi congedi di paternità. Congedi di maternità che quasi devi lottare per averli. Ecco, si sente male purtroppo, però ma si sente. Immagino abbiate capito, un 23enne, lei è laureata, sta lavorando, non ha chissà che problemi, però come la pensa? A me ha stretto il cuore ascoltare questo vocale perché ho detto: allora stiamo facendo la cosa giusta, c'è bisogno di agire, di fare qualcosa affinché questi ragazzi non abbiano paura di avere figli, di portare la vita a questo mondo. E quindi sono ancora più convinta di quello che stiamo facendo e vi voglio dire un grazie di cuore per essere qui voi tutti rappresentanti del governo, perché ci avete creduto e avete iniziato questo percorso insieme a noi e io penso che sia veramente un percorso da portare a termine. Mi sono fatta qualche appunto e pochi secondi. Sì, scusate. Governo e opposizione. Scusate, del governo dell'opposizione. Ok. Sì, infatti, io penso che sono convinta che questo sia un tema che fa parte di ognuno di noi, di tutte le famiglie italiane, che non ha un colore o un disegno politico diverso. Deve far parte di noi, di tutto, anche perché l'Italia, se no, veramente va a flosciarsi su se stessa. È un grande problema la denatalità, oggi come oggi. Ne sentiamo parlare ancora poco, ma lo è in Europa e lo è anche in Italia. E senza figli l'Italia non ha futuro. Il nostro obiettivo, appunto, è questa richiesta dell'istituzionalizzazione di questa giornata per la vita nascente. E io penso che sia solo l'inizio di un qualcosa che si dovrà costruire anno dopo anno. Dobbiamo considerare questo atto un gesto di attenzione della politica alle future generazioni e soprattutto a coloro che oggi, pur desiderando un figlio, hanno paura di metterlo al mondo. È in gioco il progresso del nostro paese che consegneremo nelle mani dei nostri figli e loro dei loro. Le associazioni aderenti ormai sono più di 40 ed è stato bello questo gioco di trovarsi anche solo online, perché causa pandemia oggi ho visto per la prima volta di persona queste persone, anch'io, eppure abbiamo costruito qualcosa di bello insieme. Appunto, 40 associazioni di ogni credo, tematica sociale, appartenenza, e molte altre stanno chiedendo ancora proprio in questi giorni di aderire alla rete. Il fatto che le associazioni e le persone che ne fanno parte abbiano a cuore questa iniziativa evidenzia che il tema è molto sentito tra la popolazione, soprattutto per quanto riguarda la percezione che l'Italia non è più un paese dove far figli e la libertà di procreare di una coppia è subordinata al concetto socio-economico per il quale solo i ricchi possono permetterselo. L'argomento, come si deduce, è decisamente trasversale e urgente. Le ultime analisi riguardo la natalità in Italia ci dicono che nel 2020 sono nati 400.000 bambini,
a fronte di 700.000 decessi. Al di là della pandemia, il nostro paese sta morendo. E io chiudo qui. E allora va benissimo, ti ringraziamo moltissimo, ci hai commosso con quel vocale, penso che sia stato molto efficace. E darei la parola all'onorevole Eugenia Roccella in qualità di presidente dell'Associazione Progetto Culturale e coordinatrice dei rapporti con le istituzioni. Allora, io non è che debbo fare un grande intervento perché le cose sono già state dette. Che l'Italia sia in sofferenza, che sia un paese ormai incartato su se stesso, che non fa figli, questo non c'è bisogno di dirlo, i dati parlano. Tra l'altro non mi ricordo se Beatrice Fazzi ha ricordato anche Blangiardo, l'intervento sì, di Blangiardo sì, sì. Al Festival, che ha diffuso gli ultimi dati preliminari per il 2020, e anche causa Covid sono ancora molto peggiorati, quindi la situazione è davvero pesante e la politica dovrebbe farsene carico. Ma è quello che sta facendo. Io devo prima di tutto ringraziare i parlamentari che sono qui, che sono quelli che hanno firmato i diversi progetti di legge, perché sono stati sensibili, attenti e disponibili. E devo solo ricordare i diversi progetti di legge. Di fatto il progetto di legge base, grazie, il progetto di legge base era quello che avevamo fornito come strumento di servizio ai parlamentari, e poi ci sono state ogni parlamentare ha fatto delle variazioni nella relazione, nel testo, eccetera. Ma di fondo i testi sono molto simili, il discorso d'altra parte è semplice, l'istituzione appunto della giornata della vita nascente. Perché? Perché come ha detto Emanuela Garavelli, ha fatto sentire questo audio, naturalmente servono i sostegni, gli aiuti, anche i riconoscimenti economici alle famiglie, alle mamme, ai papà, ma serve anche costruire intorno a questo un clima davvero di valorizzazione della genitorialità. Io dico sempre, la maternità deve essere prestigiosa, deve essere un fatto di prestigio. Io devo dire che sono madre, Emanuela Garavelli ha 6 figli, con lo stesso orgoglio con cui potrei dire che sono un'imprenditrice, una professionista importante, eccetera. Sto facendo qualcosa per la società. Quindi quello che noi dobbiamo fare è affiancare sia i riconoscimenti economici, sia quelli invece culturali. Se non facciamo questo insieme, non riusciremo mai a invertire la tendenza, o perlomeno a risalire un pochino la china. Tra l'altro tutta l'Europa è ormai sotto il tasso di sostituzione, però l'Italia in particolare, tutta l'Europa, tutto l'Occidente. E allora devo ringraziare appunto i parlamentari che hanno presentato i progetti di legge, in particolare devo ringraziare Antonio Palmieri, che è l'ospite, che ci ha ospitato oggi, e naturalmente quelli che si sono occupati anche di aggregare intorno al progetto di legge altre firme, altri di altri partiti oppure del proprio partito, quindi diffondendo la sensibilità nei confronti di questi progetti. La cosa fondamentale è che non finisce qui. Noi quello che vogliamo è che le cose vadano avanti, quindi a quelli che hanno depositato le proposte di legge chiedo di continuare nella collaborazione con queste associazioni, con le nostre associazioni, con il Festival della Vita che continuerà, ci sarà tutti gli anni, e di andare avanti, per portarlo in commissione, chiedere la calendarizzazione, riuscire insomma a istituire davvero questa giornata, perché appunto sta a cuore a tutti noi, ma sappiamo che lo facciamo veramente per il bene dell'Italia. C'era il film, mi ricordo, si intitolava Non è un paese per vecchi. Io direi che questo non è più un paese per giovani, è un paese solo di vecchi, sta diventando un paese di vecchi e un paese appunto che non riesce più
ad avere uno sguardo aperto verso il futuro, cosa fondamentale anche dal punto di vista dello sviluppo economico. Quindi adesso semplicemente Beatrice darò un po' la parola ai diversi. Esatto, hai già anticipato che vorrei che per primo parlasse proprio l'onorevole Antonio Palmieri, perché è colui che è stato così gentile da volerci ospitare e prenotare questa seduta. Prego. Sono io che ringrazio voi perché ci date questa possibilità di fare questa tappa qui oggi di questo percorso che, come abbiamo sentito, è stato lungo, ma che ancora deve andare avanti per arrivare al traguardo. Oggi è il giorno di Dante e quindi, più che di inverno demografico, forse dovremmo iniziare a parlare di inferno demografico. Bella. Perché questa è la direzione nella quale ci stiamo incamminando ormai da troppi decenni, e ciascuno, per come può, per la propria responsabilità, è chiamato a cercare di spegnere l'incendio. I figli danno gioia, profondità e futuro e non sono un ostacolo al compimento di sé. Cioè, se appunto il festival credo che nasca con questa intenzione, cioè con l'intenzione di, come ha detto Eugenia prima, di far percepire che è bello, questa cosa è bella. Allora, se riusciremo appunto a invertire anche una tendenza culturale e quindi a far percepire la gioia, la profondità, il futuro che donano i figli, allora le cose potranno ripartire e dall'inferno potremmo uscire a rivedere le stelle. Sarà per quello, grazie, che hanno invitato me, che mi chiamo Beatrice, a fare da moderatrice oggi e che comunque ho messo al mondo 4 figli, amici, tutti con lo stesso marito, e quindi me ne vanto perché secondo me è veramente motivo di orgoglio. Ecco, dopo... esatto, eccoci qua. Allora, adesso vogliamo seguire un criterio alfabetico, però dando la precedenza ai primi firmatari delle diverse proposte. Ci sarà adesso con noi l'onorevole Matteo Colaninno, che non è proprio il primo firmatario, sarebbe l'onorevole Bazzoli, ma è impegnato in una riunione per l'elezione del capogruppo e quindi chiedo cortesemente all'onorevole Colaninno di venire a parlare. Grazie. Grazie Beatrice, complimenti per i 4 figli e grazie di essere qui oggi. Ma io volevo dire veramente grazie a Eugenia Roccella e ad Antonio Palmieri che mi hanno coinvolto in questa iniziativa, dove mi sono ritrovato con molti amici con cui condividiamo ormai da anni la vita politica. È un'iniziativa che ha un forte valore simbolico e culturale, cioè istituire la giornata della vita nascente vuole essere un richiamo forte nella diffusione di una cultura nuova, diversa, che trae spunto dalla forza della vita che nasce. Non c'è forza più grande della vita che nasce anche nel contrastare un declino non solo demografico, come lo avete definito voi, ma che poi discende nei sentimenti, nei valori più profondi di una società. Allora, in questa fase in cui la politica è più larga e sta cercando di governare insieme una larga maggioranza, ma anche insieme all'opposizione, che ha un atteggiamento particolare in questa fase della vita democratica del Paese, così piegata e così difficile, è anche un simbolo che qui dal Parlamento ci sia questa iniziativa trasversale, che appunto ha come volontà la diffusione, il richiamo della vita che nasce, il valore della genitorialità e della maternità in particolare, da cui discende un po' tutto. Per me, che faccio parte del gruppo parlamentare di Italia Viva, assume un significato ancora più profondo e più bello l'essere qui oggi, perché noi siamo convintamente legati a certe tematiche. Il governo Draghi ha confermato Elena Bonetti ministro della famiglia e delle pari opportunità, e quindi i valori che sta portando avanti la ministra Bonetti, in particolare il Family Act, riflettono anche il mio desiderio
di essere qui oggi, come, e su questo concludo, anche il grande valore della donna, visto che siamo in un Parlamento, siamo in Parlamento, nel Parlamento, nella partecipazione alla vita pubblica, politica e in generale dal grande valore della maternità da cui tutto discende. Grazie Eugenia, grazie Antonio, grazie a tutti voi. Grazie mille. Iniziativa. Grazie. E allora adesso chiedo al senatore Gasparri di venire qui e dirci appunto come è nato questo progetto. Lui è primo firmatario, ci racconti un po' per favore. Grazie. Il merito è soprattutto vostro, di Eugenia, che ci sollecita sempre a un impegno coerente. Quindi ho aderito con convinzione insieme ad altri colleghi e poi spero che anche le iniziative possano convergere, perché poi diciamo, al di là dei ritocchi, delle personalizzazioni o degli schieramenti politici momentaneamente un po' plurali, c'è una volontà convergente. Io ho un solo figlio con la stessa madre. Non sembri una battuta con la stessa madre, perché si potrebbe avere un figlio impiantando robe varie. Adesso sarebbe possibile, come no? È possibile. Quindi non era una battuta, adesso si potrebbero fare, diciamo, no, una gestazione prelevando. Quindi, il fatto che oggi sia possibile questo stravolgimento fa capire quanto sia grave. Da un lato la tendenza manipolatoria che, diciamo, un progresso scientifico, se poi si può dire progresso, ha consentito, invece la distrazione rispetto alla famiglia. Io mi auguro, sentivo Matteo che ricordava Family Act, cioè ci sono tanti intenti che tutte le nostre forze politiche manifestano e poi purtroppo c'è una resa, come posso dire, non proporzionata alla fondamentale importanza della famiglia. Quindi io mi auguro che, diciamo, dedicarsi alla vita nascente, tutelare la vita dal concepimento fino alla fine naturale, possa essere anche uno stimolo alle politiche fiscali, alle politiche sociali, alle politiche abitative, alle politiche scolastiche, perché poi altrimenti la tutela, l'omaggio alla vita nascente e la mancanza di tutela della famiglia che organizza la vita anche in queste fasi così complicate, il nucleo familiare a volte si è diventata anche fonte di tensioni con la clausura imposta eccetera, però è anche un luogo di difesa, di relazioni, di rapporti, e quindi io mi auguro che questa proposta non solo vada in porto, ma che attivi tutta una serie di iniziative collaterali. Adesso questo credo che sia lo spirito. Grazie, certo, a tutte voi. Grazie, grazie mille senatore. E adesso tocca all'onorevole Alessandro Pagano, che a sua volta è primo firmatario, ci racconterà un po' l'iter di questa legge, di questa proposta di legge. Grazie. Beh, visto che Beatrice ha fatto outing, la comincio a fare, lo continuo a fare pure io. Quattro figli più uno in cielo, quindi voglio dire, insomma, quindi insomma, per dire che mai come in questo momento, questo momento di aggregazione risulta estremamente favorevole, perché non è mai accaduto in memoria d'uomo. Sto guardando in questo momento il mio amico Antonio Palmieri e la mia amica Eugenia Roccella, non mi è mai accaduto a memoria d'uomo, da quando siamo in questo Parlamento, di avere un fronte così composito e così variegato, e oserei dire totale, che la pensa nella stessa maniera su un argomento che ha a che fare con la vita e in generale con la famiglia. Allora vuol dire che qualche cosa è accaduto in questi anni, e cioè che coloro che hanno portato avanti in trincea una battaglia culturale, perché dobbiamo dirci le cose, Paolo, cioè noi siamo stati in trincea. Cioè difendere la vita nascente sembrava quasi essere dei reietti umani, essere dei soggetti emarginati da un punto di vista culturale, sociale. E invece abbiamo fatto tanta fatica in questi anni, non solo resistendo all'impeto della cultura dominante, che continua a essere tale, attenzione, non è che abbiamo vinto qualcosa, o si è invertita la tendenza, dobbiamo ancora sbollinare. Però sta accadendo qualcosa di interessante, cioè che comincia ad alzarsi il livello culturale, non è più banalizzato nella logica dell'utero mio e lo gestisco io, ma comincia a diventare un elemento che assume toni e modalità diverse rispetto al passato, dove chi affronta queste tematiche non è emarginato, e dove, attenzione a questo passaggio, il tema non è diventato soltanto patrimonio dei cattolici. Nel senso che per anni ci è stato detto, vabbè, questi sono cattolici, poverini, sono così, la pensano in questa maniera, cellula fondamentale della società, la famiglia, la dipingono così, finisce lì. Invece, pian piano, adesso il messaggio che è passato, grazie anche alla verità, alla realtà dei fatti, perché poi ci sbatti la faccia con la verità,
è che siccome il paese è morto per 100 motivi, o comunque in via di decomposizione per 100 motivi, ma certamente il principale è che manca la materia prima, cioè mancano gli uomini, mancano le donne, non facciamo più figli, quando ogni anno nascono, c'è un gap di meno 230.000 nascite l'anno, cioè è come dire che una città come Padova viene cancellata dalla cartina geografica ogni anno, da 20 anni, significa che evidentemente il problema non è più soltanto sociale, culturale, religioso, è diventato economico. Perché, voglio dire, se in un tavolo tu hai 4 gambe, oppure se lo volete rotondo, immaginatelo di 3, e gliene togli uno, guardate che quel tavolo cade. Allora, tutti questi scienziati che per anni hanno cominciato a prenderci in giro pensando che il problema fosse relegato solo e esclusivamente in una logica religiosa, adesso ci stanno sbattendo la faccia, stanno comprendendo che non abbiamo più la materia prima, e cioè i bimbi, coloro che evidentemente non rappresentano soltanto le generazioni future, ma rappresentano anche l'architrave, la base su cui evidentemente è poggiata tutta la società. Su queste semplici considerazioni, perché non è che stiamo facendo discorsi di dottrina sociale della Chiesa, oppure di stiamo affrontando, no, Lucio, da un punto di vista antropologico. Quello che sto facendo sono ragionamenti terra-terra, che hanno un valore da un punto di vista culturale assolutamente omogeneo a tutti gli strati sociali, culturali ed economici. Cioè è un tema che evidentemente riguarda tutti. Avete sentito la testimonianza poc'anzi, ma ve ne posso raccontare un'altra di un prestigioso collega che mi diceva, cioè avrei avuto, stiamo parlando di un parlamentare, un uomo che ha anche una professione alle spalle consolidata, non dico il nome e il cognome perché insomma non ho avuto l'autorizzazione, però giusto stamattina, sapendo che dovevo venire a questa conferenza stampa, diceva: ma ti rendi conto che se non avessi avuto io la possibilità di avere questo reddito, che faceva già una professione, e poi fare il parlamentare, non avrei potuto avere 3 figli. Dice: il mio desiderio è averne avuto anche 4 o 5. Ecco, queste sono considerazioni su cui ovviamente non c'è da dire destra o sinistra, alto o basso, ricco o povero. Evidentemente c'è da cambiare il welfare di questa società, perché la traduzione di tutta questa proposta di legge è il primo mattone per arrivare dove dobbiamo arrivare. Qualcuno diceva poc'anzi, adesso ho perso il filo, siamo arrivati al capolino. No, Beatrice, questo è il primo mattoncino. Ora cominciamo a mettere tutto il resto. Noi da oggi in avanti dobbiamo cominciare a far passare il messaggio: ci vuole un nuovo welfare, e cioè che oggi fare figli è indispensabile per far sopravvivere quel contesto sociale familiare, ma è indispensabile per far vivere il paese. Se questo lo facciamo passare come messaggio culturale, che è la grande operazione che si sta consumando oggi, proprio in questo momento, con tutti i big fighter che qui ci sono presenti. Beatrice, memorizza, esatto, perché quelli che sono qua dentro e qualche assente sono coloro che negli ultimi 3 lustri si sono battuti come non mai per raggiungere, per tenere il fronte culturale. Ecco, se noi riusciremo a far capire che ci vuole un nuovo welfare, l'Italia avrà cambiato realmente, avrà fatto inversione a U, avrà fatto un'inversione a 180 gradi. Questo è l'auspicio, di questo sono grato, grazie a tutti voi. Bravo. Grazie, grazie. Allora tutti insieme andiamo verso la meta, chiederei alla senatrice Isabella Rauti di avvicinarsi. Nel frattempo vorrei anche dire che la prima firmataria alla Camera è l'onorevole Carolina Varchi, ma non è potuta venire perché, assente giustificatissima, ha dovuto prendersi cura della bimba di 2 anni, Maria Costanza. Cioè, sì, infatti Maria Teresa Bellucci, che dopo inviterò a parlare. Allora, io mi cronometro da sola i tempi europei, sono circa 3 minuti, credo. Sì, sì. Allora, intanto io ringrazio tutti gli organizzatori di questa iniziativa, che è un'iniziativa nascente, perché non si ferma qui, in particolare. E voglio ringraziare Eugenia Roccella, con cui insieme combattiamo tante tante battaglie. Con piacere rivedo Beatrice e tutti i colleghi con i quali abitualmente lavoriamo sui temi etici. E Fratelli d'Italia ha presentato sia alla Camera, come verrà detto dopo, che al Senato il disegno di legge, e abbiamo modificato la parte della relazione illustrativa, ma naturalmente la proposta è la stessa. E la conferenza di oggi anticipa l'evento che seguiremo comunque a distanza online del 27 di questo festival, e quello che vorrei dire è che
il nostro partito, ma qui non ne farei una questione politica, ma di una sensibilità che poi si traduce in atti politici, che è quella di restituire alla maternità il suo valore sociale, che va riconosciuto, e sostenere e favorire le libere scelte di maternità e di paternità. Quindi mettere al centro delle declinazioni della politica e anche dell'attenzione della politica la famiglia, la maternità, la paternità, la natalità. Purtroppo nel nostro paese scatta un riflesso condizionato, perché per esempio noi sono anni che parliamo di sostenere la natalità. Questo purtroppo ha spesso scatenato da un lato il disinteresse della politica e dei governi, dall'altro un riflesso condizionato come un tabù, non si può parlare di natalità, non si può parlare di fare figli. Ecco, forse tutti dovrebbero capire che se non nascono figli, sostanzialmente crolla tutto, se non c'è un capitale umano, chiamiamolo così, non mi piace ma è così, crolla tutto, se non nascono figli i sistemi di welfare non reggono le pensioni, non reggono i consumi, non regge il sistema sanitario, quindi ogni prospettiva politica anche non ha più senso se non si fanno figli. Viviamo in un paese in cui la dichiarazione di aspettative di fecondità, cioè la voglia di fare figli e i figli che nascono, sono statistiche quantitative completamente diverse, per cui le donne non fanno figli non perché non li vogliano, ma perché le famiglie non se li possono più permettere, perché fare figli è diventato un lusso e non è più una scelta. E allora in concreto noi lo abbiamo fatto anche presentando sia alla Camera che al Senato delle proposte di legge proprio dedicate come pacchetto famiglia e natalità, e continueremo a insistere, perché è evidente che se noi in ogni atto politico e in ogni anche legge di bilancio, insomma in ogni iniziativa, noi non inseriamo, e naturalmente lo vorremmo anche vedere inserito nel recovery fund, noi non inseriamo delle misure concrete, specifiche e strutturali di sostegno alla maternità e alla paternità e quindi alla natalità, da questo schema delineato dall'Istat non se ne esce. Lo schema è stretto e vado a chiudere. Noi dal baby boom abbiamo avuto un calo del 60% di nascite. Nel 2020, lo ricordava prima la rappresentante delle famiglie numerose, sono nati 400.000 bambini, che significa quasi la metà dei decessi dello stesso anno. Il 2020 è il dodicesimo anno di calo della natalità, con un meno 3,8 rispetto al 2019, che pensavamo fosse l'anno peggiore del record negativo di questo che è definito l'inverno demografico. Siamo purtroppo oltre l'inverno demografico, e se non si corre subito ai ripari in Europa, sorda al tema della natalità, mi dispiace dirlo ma è così, e in Italia, noi non saremo in grado di costruire un futuro a questo paese. Questa non è politica, questa è coscienza, e vorrei che tutti l'avvertissero, anche quelli che non sono presenti qui e che non hanno quindi evidentemente fatto la proposta di legge, che invece dovrebbe essere condivisa. Già qui c'è uno spaccato trasversale, per fortuna, quindi potremo unificare i nostri testi, sì, e potremo andare avanti. La domanda è: quelli che non l'hanno fatto devono capire che lo devono fare e che deve essere un'azione condivisa da tutti, perché riguarda il futuro, è in gioco il futuro del paese. Quindi proposta di legge che deve diventare legge, e collaborazione con le associazioni che naturalmente non da oggi si occupano di questo, per costruire due percorsi, uno politico-legislativo e l'altro di impegno sociale. Noi ci saremo sempre. Grazie. Grazie, grazie mille. Chiedo adesso alla senatrice Binetti di avvicinarsi, e credo davvero che sia così importante, così incisivo quello che stiamo dicendo, che difficilmente non si aggregheranno tutti quanti gli altri. Prego, senatrice. Credo che noi stiamo vivendo un momento, diciamo, di spaccatura intellettuale. Da un lato recuperiamo un interesse reale per la vita nascente, e quindi la consapevolezza che il nostro paese è in un inverno demografico che Antonio Palmieri prima in modo molto brillante ha definito un inferno quasi, no? Nel senso che sa di morte, no? Che quindi ha perso il sapore e il gusto della vita. Però d'altra parte abbiamo davanti a noi anche un segmento molto breve di legislatura.
per tutti quelli, e tra di noi tutti quelli che sono intervenuti hanno esperienza di legislatura, sanno che abbiamo davanti a noi, se Dio ce la manda buona, tra 18 mesi come termine massimo. 18 mesi sono niente per far approvare una legge che debba passare da una Camera e da una Camera poi passare all'altro e tornare indietro probabilmente. Se vogliamo davvero che questa legislatura, che proprio per il dramma del Covid che stiamo vivendo, ogni giorno muoiono 500.000 persone, 460.000, 350.000, ogni giorno, questo è il bollettino di morte, il bollettino di guerra che i TG serali ci rimandano. Se noi vogliamo che questo sapore davvero di guerra che stiamo vivendo venga in qualche modo, come dire, sconfitto proprio al momento in cui potremo, grazie anche ai vaccini, riaprire le porte proprio, no? Riaprire le porte delle scuole, riaprire le porte delle attività sportive, delle attività sociali, riaprire le porte del mondo produttivo. Se non vorremmo in quel momento che ci siano poi davvero i bambini, che a scuola ci vadano, che non ci sia, come dire, una sorta di buco nero per generazioni, come qualche volta accade, abbiamo bisogno che la gente scopra nell'incertezza di questo momento la speranza di un futuro reale. E quindi abbiamo bisogno che ci siano risorse economiche, ma che ci sia soprattutto una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, una cultura della speranza che dica alle giovani coppie che vale la pena, che si può rischiare positivamente e che un figlio non è solo una persona che ha diritto a vivere, una famiglia che ha diritto ad accogliere, ma anche una società che senza di questo non c'ha progresso. Grazie mille. Chiedo scusa se vi do un po' di fretta, chiedo all'onorevole Lupi di avvicinarsi per intervenire. Purtroppo abbiamo davvero pochissimo tempo, vi chiedo di essere molto brevi e vi ringrazio per la comprensione. Ma sarò brevissimo, ringrazio anch'io voi, il valore di queste... Abbiamo sottolineato tutte le cose che l'importanza di questa proposta e di questa iniziativa, si diceva una volta, bipartisan. Io dico i due aspetti che vanno colti anche per l'esperienza parlamentare. La prima è che il Parlamento torna a fare il Parlamento, cioè a rappresentare ciò che esiste e c'è di vivo nella nostra società. Il fatto che questa mobilitazione avvenga dalle associazioni e interloquisca con la politica, ritorna al compito originale della politica, che è rappresentare, portare Parlamento, portare la voce di e fare sintesi. La seconda è, non sottovalutiamo assolutamente la grande sfida culturale che abbiamo davanti. C'è un'operatività, come da sempre ci richiama Eugenia, da fare, perché poi bisogna dare segnali concreti, perché le parole non servono, ma ancora prima c'è una grande battaglia culturale, quindi una giornata della vita nascente va esattamente in questa direzione. Ricordarne il valore. Ricordare come una società è più povera, non solo perché ha meno nascite, ma una società è più povera se non mette al centro la vita. Grazie davvero anche per essere stato così breve. Chiederei all'onorevole Bellucci di avvicinarsi per intervenire. E poi siamo quasi addirittura d'arrivo. Grazie per... la concisione, si può dire così. Allora, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti a Eugenia Roccella per la sua determinazione, la sua caparbietà, la sua convinzione in battaglie che sono battaglie di tutti. Quindi anche io ringrazio per questa proposta di legge e aggiungo anche ai contributi che sono stati dati dai colleghi un dato drammatico. Proprio di questi giorni c'è un'indagine fatta da un istituto demoscopico che restituisce come i ragazzi tra i 18 e i 20 anni, nel 51% dei casi, dicono che non immaginano il loro futuro come mamme e papà, cioè non immaginano di fare figli. E quando gli si chiede ma come mai? Beh, dicono perché in Italia non c'è una politica di promozione della famiglia, non c'è una politica di promozione della natalità, non c'è una politica che sostiene il riconoscimento del diritto al lavoro. Questo è quello che si è fatto in questi anni, cioè le leggi hanno fatto sì che la famiglia venisse scotomizzata e ha delle conseguenze drammatiche nel riconoscimento del diritto di ogni persona di poter generare
e quindi di garantire l'esistenza della nostra comunità, prima di tutto umana, certamente italiana, ma anche certamente europea. Perché i dati, aggiungo questo, sono drammatici anche a livello europeo. Cioè l'Italia è fanalino di coda per nascita, l'Europa nel mondo è fanalino di coda per nascita. Quindi significa che oggi spetta a questo Parlamento, spetta a questo governo dare delle risposte chiare, e in questi momenti, proprio in questi giorni, si sta arrivando alla definitiva approvazione nel passaggio in Senato di quella misura che si occupa della promozione del bonus per gli asili nido, ma anche dell'assegno unico. Fratelli d'Italia ha sostenuto anche in questi governi che si sono succeduti, essendo sempre in opposizione, non in maggioranza, ma ha sempre sostenuto questo provvedimento, questo disegno di legge. Continueremo a farlo convintamente e a chiedere di non rimandare, dal momento che già c'è stato un rallentamento, purtroppo, a partire dall'estate scorsa. Noi ci saremo, continueremo a farlo, perché è una questione di civiltà, una questione di umanità, è una questione proprio di esistenza del genere umano, degli italiani e degli europei. Grazie. Quindi grazie ancora per quello che avete fatto. Grazie onorevole. Adesso vorrei che si avvicinasse l'onorevole Malan e a seguire la senatrice Drago, e il senatore Pillon. Quindi cerchiamo di parlare tutti, abbiamo pochissimo tempo, vi ringrazio. Rapidissimi, grazie a Beatrice Fazzi, grazie a Eugenia Roccella, grazie a Antonio Palmieri. In un paese dove una famiglia che abbia con tutti e due i genitori che lavorano, magari, a reddito medio-basso, a medio o medio-basso, e questa famiglia, se non ha dei figli, sta bene, può permettersi anche qualche frequente lusso, se ha dei figli, è sulla soglia della povertà. È chiaro che in una situazione di questo genere non ci può che essere denatalità. Quando si paga di più, quando si hanno dei figli, si paga di più in IVA sulle cose che devi comprare per i bambini rispetto a quello che eventualmente, sempre che tu sia sotto un certo reddito, lo Stato ti dà in termini di agevolazioni fiscali come assegni, è logico che siano queste conseguenze. Bisogna porre un rimedio. 12 anni di record negativi di natalità e di record assoluti negativi di natalità non sono un caso. 61% di calo delle nascite rispetto all'anno 1964 non è un caso. Si parla in molto del programma Next Generation dell'Unione Europea. Dobbiamo fare in modo che questa prossima generazione ci sia, perché altrimenti il programma è palesemente inutile. Grazie per quello grazie, che fate. Grazie, grazie mille. Senatrice Tiziana Drago, l'aspetto qui accanto a me. La ringrazio per essere intervenuta e aver atteso fino a questo momento. Sì, grazie ovviamente per l'invito. Io sono confirmataria della proposta di legge, diciamo, rivisitata anche dalla senatrice Rauti. Quello che mi preme sottolineare è il titolo dato all'evento, quindi Vita Nascente, che è singolare e, come dire, stimola molte riflessioni. Nel senso che si è persa molto l'attenzione alla relazione nella vita intrauterina, no? E quindi questa relazione che è verificata scientificamente, ma che viene sempre non evidenziata, di cui i ragazzi oggi magari non sono nemmeno a conoscenza. È una relazione che poi avrà un suo continuum anche per chi desidera fare queste scelte e portarle avanti anche con l'allattamento. Anch'io sono madre di 4 figli, insegnante e pedagogista, e avendo vissuto anche la realtà di una famiglia numerosa, ho cercato, e la concretezza di chi è mamma appunto di 4 figli, subito mi sono messa al lavoro appena eletta, proprio per produrre, per una produzione normativa, una serie di disegni di legge depositati che riguardano la riduzione dell'IVA dal 22 al 5% per i beni dell'infanzia, con la detrazione dell'IRPEF chiaramente per l'acquisto dei beni, la riforma dell'ISEE, un anno e mezzo di lavoro che con economisti, chiedendo chiaramente il conforto anche di tributaristi italiani, che sarebbe a mio avviso, e so che è condiviso, diciamo, all'interno del gruppo di Fratelli d'Italia, nel quale sono appena approdata proprio per la comunione di intenti,
che dovrebbe essere la riforma a base strutturale rispetto anche all'assegno unico che adesso ci apprestiamo a votare in Senato, che dovrebbe allargare, diciamo, la platea dei beneficiari. Altro disegno di legge, altra proposta riguarda una proposta di riforma del welfare familiare, no, di riforma, di costruzione di un welfare familiare, proprio, come dire, accorpando le proposte precedenti. Ma è importante evidenziare che a livello europeo ho lavorato, sto lavorando con delle colleghe delle europarlamentari su una proposta normativa, su un intervento. Sì. E concludo perché mi rendo conto. Sì, perché purtroppo sì, ci cacciano, ma dovrebbe parlare ancora il senatore Pillon. Sì, questo sì. È importante perché avrà una ricaduta chiaramente sugli stati membri sul tema demografico. E concludo dicendo che in Senato è stato firmato da più di 30 senatori, però è evidente, cioè è importante. Diciamo narrare la realtà, solo il centrodestra ha firmato una mozione proprio sul tema della denatalità, con delle proposte che sono anche contenute all'interno di questo disegno di legge sul welfare familiare e quindi non ultimo un potenziamento della 194, non un potenziamento nel senso che favoriamo l'aborto assolutamente, ma come dire, attenzione maggiore ai primi articoli della 194 affinché non si approdi all'ultimo che è quello dell'aborto, quindi in maniera tale che non si veda più la legge dell'aborto come la 194 come la legge dell'aborto, ma come una legge che eviti questa scelta. Grazie senatrice, prego senatore Pillon, grazie per la pazienza, per aver atteso. Mi hanno usato come ariete per allontanare. La P di Pillon l'ha portato ad essere ultimo. Grazie di cuore a chi ha immaginato questa iniziativa. Io non so se è stato voluto il fatto che questa iniziativa sia celebrata nel giorno in cui ricordiamo l'Annunciazione di Nostro Signore. Se così è stato, e cioè un caso, direi che è stato un bel caso, anche perché indipendentemente da credenti o non credenti, le nostre radici cristiane ci ricordano una meravigliosa storia d'amore che inizia con un bambino concepito a Nazareth. E credo che questo sia un bel segnale da dare proprio oggi. Molto è stato detto. Io credo che la risposta, oltre che sul piano economico, sul piano delle politiche familiari, la Lega ha presentato una proposta di legge recentemente, sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni, quindi è un'anteprima, un testo unico sulla famiglia che vada a lavorare proprio perché ci siano politiche familiari sempre più avanzate, perché oltre all'assegno unico si arrivi al fattore famiglia, perché si arrivi a una no tax area, perché i redditi siano tassati solo per quello che uno diciamo utilizza per sé, non quello che spende in adempimento di un dovere previsto dalla Costituzione, cioè mantenere, istruire ed educare la prole. Quella parte di reddito non può essere tassata, quindi diciamo l'assegno unico è un primo passo e non è neanche esattamente quello che avremmo voluto, ma credo che la vera risposta che sarà in grado di far ripartire la natalità sarà soprattutto sul piano della speranza. I nostri nonni avevano tutti famiglie numerose e venivano in un momento storico in cui c'era la guerra, c'era la povertà, c'era la carestia. Noi che comunque guerra non ne abbiamo, carestia grazie a Dio non ne abbiamo, povertà sicuramente ne abbiamo di meno che non quando i nostri nonni erano al mondo, abbiamo paura a mettere al mondo figli. È davvero una questione economica? Io credo che prima sia una questione di speranza, una questione culturale e noi è su questo che dobbiamo lavorare. Quando mia moglie ha annunciato che aspettavamo il terzo figlio, qualcuno ha detto ma non ce l'avete la televisione a casa. Ora la televisione io ce l'ho in camera ma preferisco tenerla spenta. Finché ci saranno queste battute non riusciremo a uscire dal cono d'ombra di una società che non vuole capire che senza natalità c'è solo l'estinzione. Grazie bene, e buon lavoro. E allora io vi saluto tutti incitandovi proprio come nell'Annunciazione, rallegriamoci perché qualcosa finalmente nascerà di buono. Buona giornata a tutti.